regione a promuovere le sue opere e a fare mostre, eccetera. Ed è stato uno scultore di matrice surrealista. È stato direttore di una cartiera importante a Piemonte fino a 34 anni. Poi a un certo punto non era contento, non era sereno, ha incominciato a fare un po' di ricerca ed è andato poi a lezione per 3 anni dal maestro Pontecorvo, che era Gillo Pontecorvo, il regista, allora, perché era un grande conoscitore della tecnica, con una grande scuola dietro, cioè non diciamo così inventato, ecco, no? Con una grande scuola, una grande tecnica, per poi arrivare su tutto un Questo tragitto. ancora esame. Sì, questo è tutto rame, questo è rame, sì. Questa invece è la parte pittorica. Qui c'è solo qualcuno di qualche anno, perché in realtà è stato uno Ci saranno molto. tanti, certo. Ha lavorato molto per il teatro, con Carmelo Bene, Ah, con capisco. Enriquez, con Valeria Buoni. Morriconi, Paolo Poli, ecco. Paolo Pole, fiorentino. Sì, è un grande amico Bravo. Paolo Poli, Anche sì. adesso Sì. sei Ogni sempre a tanto si vede Firenze. in televisione, Sì, sì. sì, sì. Sì. Guarda, davvero strano. Sì, i disegni sono molto belli. Quindi lui era nel filone surrealista. Sì. Si capisce anche dal premio. Sì. Bello. Quale mese del 30? Marzo. Un bel mese forse.